Sì, è giusto che l'Italia sia attivamente partecipata e impegnata nelle missioni internazionali, dimostra anche la forza del nostro paese, la grandezza del nostro paese, però questo ci deve anche portare a richiedere da parte della comunità internazionale un sostegno all'Italia quando l'Italia ne ha bisogno, ad esempio nella vicenda dei due fucilieri di Marina e ad esempio nella vicenda del contrasto all'immigrazione clandestina che giunge sulle nostre coste. Sono due temi sui quali il nostro governo può fare di più proprio sulla scorta dell'impegno che l'Italia fa sulle missioni internazionali, chiedere una maggiore corrispondenza da parte della comunità internazionale.